Questo nuovo 2011 ci sta dando una serie di sorprese, una serie di cambiamenti e sconvolgimenti radicali, soprattutto in aree del mondo dove non ce l'aspettavamo, non perché non c'erano le contraddizioni e i problemi sociali per nuove insorgenze, ma perché sostanzialmente la cappa del fondamentalismo in qualche modo aveva oscurato le nuove aspirazioni e i nuovi bisogni che nascevano all'interno delle masse arabe, anche se è una parola diciamo un po' generica, all'interno di quei giovani e quelle giovani che si sono viste ad esempio vietare internet, che era uno strumento di comunicazione che rompeva le frontiere e i limiti che in qualche modo le nazioni hanno imposto o si sono imposti o gliel'hanno imposti. Ecco, diciamo questa forma di globalizzazione della comunicazione, dei diritti, ha costruito e ha suscitato nuovi movimenti. Noi così dobbiamo approcciare a quello che sta succedendo, dobbiamo capire che chi non ha futuro oggi si vuole riprendere il futuro in mano, la democrazia diretta, l'egemonia condivisa, le scelte e l'autodeterminazione dei propri destini e dei propri popoli è ritornato un fattore attuale. Chiaramente alle piazze di rivolta non c'è una rappresentanza adeguata, in Egitto si parla di El Baradei, ma chi è El Baradei se non una persona imposta dall'alto e non sicuramente una persona imposta dai processi reali? Stessa cosa sta avvenendo in Libia con la rivolta di Bengasi e in parte nella Cirenaica che riporta tutte le contraddizioni storiche che l'epoca coloniale ha pensato di risolvere il nuovo sultano Gheddafi, oggi tra i più accoliti repressori di quelle parti del mondo che da sempre non hanno mai potuto avere un'autodeterminazione reale, che sia individuale e che sia collettiva. Ecco, dentro questa fase noi abbiamo un'Italia che è la punta più avanzata del Nord Africa, che ha un sultano che non se ne vuole andare, che sta dando un'immagine indegna del suo operato, ma anche degli affari e delle clientele che ha saputo mettere in piedi, con un governo di cortigiani ed una Lega sempre più razzista e reazionaria che governa un'area particolare del nostro paese, che è quella più avanzata. Ecco, dentro questa fase non c'è un'opposizione politica, non c'è un'opposizione istituzionale all'altezza dell'alternativa a Berlusconi, ma non perché siamo innamorati dell'opposizione istituzionale, ma perché pensiamo che oggi o questa opposizione marcia insieme alla capacità di mobilitazione delle piazze, della rivolta degli ultimi, o sicuramente è qualcosa di ininfluente che non è in grado di far percepire una svolta sociale all'interno di questo paese. C'è un ceto politico in grado di raccogliere e di rappresentare questo tipo di tensioni, questo tipo di aspirazioni e questi bisogni? Noi pensiamo che i milioni di persone che sono scesi in piazza in questi giorni vogliono qualcos'altro, vogliono non solo contare ma ricostruire una rappresentanza all'altezza dei problemi e che trasformi radicalmente l'assetto politico istituzionale. Provate a pensare alle parole di Roberto Vecchioni, è amore. Beh, ha vinto colui che ha parlato al sentimento di tanti italiani e italiane che oggi purtroppo non vedono un'alternativa dentro questo mondo e dentro questo paese. Ecco, noi dobbiamo trasformare quelle parole in fatto concreto, dobbiamo rivoltare questo assetto politico e istituzionale, tenere insieme rivolta e rappresentanza politica e sociale. Ecco, questi sono gli obiettivi che oggi abbiamo di fronte e con cui secondo me, secondo noi ci dobbiamo cimentare per una nuova primavera, l'abbiamo già detto, e per ritornare a dire che il capitalismo non è l'unico dei mondi possibili. Prima di chiudere voglio ricordare due uomini, due compagni che sono scomparsi nelle ultime 2 settimane. Uno un partigiano, il compagno Zaccaria Verucci, e l'altro compagno era Leonardo Fortuna, detto Daddo. Le sue foto sono state un esempio di coraggio, di realtà, di fratellanza rivoluzionaria. Vedere quelle foto in cui Daddo ferito viene ripreso e assistito da Paolo, che poi verrà arrestato insieme a lui, Paolo Tomassini, la dicono lunga su quella che è la fratellanza e la militanza rivoluzionaria che si sceglie di fare. Ecco, con Daddo e Zaccaria nel cuore, diciamo buon lavoro a tutti e a tutti per non dimenticare.